Come creare una presentazione professionale in 5 minuti con l'intelligenza artificiale. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, io sono Alex. Nel video di oggi continueremo ad esplorare le incredibili funzioni dell'intelligenza artificiale. Quindi condividiamo subito il nostro desktop. Abbiamo il nostro browser Edge, in questo caso, dopo vi spiegherò il perché. E ragazzi, come sapete, l'intelligenza artificiale, quindi torniamo a parlare di questa vera rivoluzione, l'intelligenza artificiale, come ormai dovreste sapere, è veramente un treno in corsa, è una cosa che non si può arrestare, una vera e propria rivoluzione, è come un treno in corsa e quindi noi dobbiamo saltarci sopra, dobbiamo essere in grado di sapere come utilizzarla, sapere quali sono i tool più importanti. Sapete che io principalmente esploro tool, diciamo, gratuiti o parzialmente gratuiti o comunque con versioni di prova, con il quale voi potete poi eventualmente, se vi piace, potete poi fare e vedere, valutare i vari abbonamenti. E quindi chi sale sopra questo treno ovviamente avrà degli enormi vantaggi dall'intelligenza artificiale, soprattutto per chi ovviamente, come vi dicevo, crea contenuti sia online che offline. Chi ovviamente non salirà su questo treno, quindi chi snobberà questa rivoluzione, ovviamente verrà tagliato fuori. Quindi noi dobbiamo farci trovare pronti. Oggi vedremo come creare veramente in pochi semplicissimi passi, tutto in maniera automatica, una presentazione professionale. Quindi perché ho aperto Edge? Ho aperto Edge perché utilizzerò un chatbot che ho già trattato in un altro mio video, nel quale spiego 5 chatbot completamente gratuiti, quindi alternativi a ChatGPT, e vi lascio il link qui in alto a destra. Utilizzerò Bing, è uno di quelli che io, è il chatbot che io, uno di quelli che prediligo, perché è subito immediato integrato nel browser ed è comunque preciso, veloce e molto molto comodo. Quindi apro Bing, apro il chatbot di Bing, vedete, e vado ovviamente a dare un prompt a Bing in maniera tale che mi crei una presentazione. Io creerò una mini presentazione ovviamente, divisa già per paragrafi. Io ovviamente creerò una presentazione per il mio canale YouTube Vero Eroe Academy. Voi creerete una presentazione a seconda di quello che di cui vorrete trattare. Quindi io vado ad incollare, perché ho già ovviamente preparato il prompt, vedete, e gli dico a Bing: creami una presentazione di 500 parole del mio canale YouTube chiamato Vero Eroe Academy, nel quale ci sono più di 200 video riguardanti i programmi, non i programmi, ma i programmi GIMP, Inkscape, Shotcut e intelligenza artificiale, il tutto con un tono informale. Quindi vedete, gli ho dato un prompt molto semplice, molto immediato. Ovviamente potete poi voi andarlo ad implementare, cioè una volta che vi ha creato la prima bozza potete dire magari implementami questo paragrafo, vai più a fondo con questo paragrafo, oppure sviluppami più questa parte. Quindi potete veramente prima fare un lavoro di creazione della vostra presentazione direttamente con Bing o qualsiasi altro chatbot voi vogliate. Quindi andiamo a fare creare a Bing la nostra mini presentazione, ed ecco qua che lo sta creando, vedete. Ecco, una presentazione del canale YouTube Vero Eroe Academy in 500 parole. Benvenuti su Vero Eroe Academy, il canale YouTube ti offre 200 video, eccetera eccetera, e lui mi creerà questa mini presentazione di 500 parole. Nuovamente l'ho fatta in maniera molto molto breve. Eccolo qua, vedete che lui mi aveva creato in realtà una mini presentazione al di sotto delle 500 parole, e io invece gli sono andato a dire: ma non sono 500 parole, rendimela un po' più lunga. E allora lui, vedete che mi dice: mi scuso per l'errore, ecco una presentazione più lunga del tuo canale. Quindi almeno gliela facciamo fare un pelo più lunga, altrimenti non ha molto senso. E vedete che lui già me la divide anche in paragrafi, quindi attendiamo che lui finisca. Vedete che lui mi crea proprio, mi spiega, vedete anche proprio che cos'è GIMP eccetera. Quindi veramente voi potete poi andare a continuare, perché vedete qui vi dice 2 di 30. Cosa vuol dire? Vuol dire che voi avete 30 interazioni, cioè 30 possibilità di revisione di quello che lui vi dice. Quindi potete veramente andare a snocciolare, a creare la presentazione proprio come voi volete che sia. Quindi bene, l'ha creata, vedete. Non sto a leggere perché tanto vi faccio giusto vedere come bisogna procedere. Una volta che voi avete selezionato e copiato la vostra presentazione, ovviamente andate su questo video, su questo sito che si chiama Lumen 5. Vi lascio il link come al solito qui in basso a sinistra. Allora, Lumen 5 è un sito gratuito, poi vi spiegherò che cosa lui vi mette, diciamo, nella parte gratuita ovviamente rispetto a quella a pagamento, però
è veramente un sito molto 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 interessante di intelligenza artificiale, perché veramente in pochi clic voi potete creare una presentazione professionale. Quindi noi creiamo, ovviamente dovete ovviamente registrarvi e, con la mail e verificare la mail, e andiamo a creare un nuovo video, quindi new video. Cliccando su nuovo video, vedete, una volta che abbiamo cliccato su nuovo video, ci chiede di scegliere un template, cioè un modello, e vedete che qui avete veramente tanti modelli, tanti template su, da cui ovviamente prendere spunto. Potete sceglierne uno, ci sono quelli ovviamente con le linee, con la grafica a tondi, vedete, o con i gradienti, che a me piace particolarmente, o vedete organica, angolare, eccetera. Ci sono veramente tantissimi e font, tantissimi modelli. Io, a me piace per esempio questo, il Flux, e quindi utilizzo questo, vedete, con queste parti, questi tondi, molto bello. Ah, cosa che non vi ho fatto vedere, errore mio, quindi torno indietro, abbandoniamo, vi faccio vedere anche questo, così vedete, lui vi salva i vostri progetti. Io sono, ho skippato perché volevo far vedere un'altra cosa. Qui in all videos vi fa vedere quello che noi avevamo precedentemente creato, e possiamo poi gestirli, duplicarli, eccetera. In questo caso lo cancelliamo e creiamo di nuovo su un nuovo video. Ci fa scegliere ovviamente il modello, io seleziono questo che è tra i recenti, e vedete che qui volevo farvi vedere questo. You can change format later, possiamo anche cambiarlo ovviamente dopo il formato, però è meglio sceglierlo direttamente qui, in modo da già andare a progettare sul formato giusto. Potete scegliere il 16 noni, l'1 a 1 e il 9 sedicesimi, e quello delle storie di Instagram, in cui ogni slide sarà ovviamente un pezzo di storia. Scegliamo ad esempio, vogliamo fare una un post su Instagram, scegliamo questo che ovviamente sarà vedete verticale, oppure possiamo scegliere un video YouTube, una presentazione YouTube, allora sceglieremo questo. Andiamo a scegliere per esempio il nostro, un video YouTube 16 noni, utilizza questo modello, e andiamo a andare nella pagina di editing. Vedete, questa è la pagina di editing della nostra presentazione. Qui siamo nella story, cioè nella parte di dove andiamo proprio a scrivere quello che verrà scritto nelle nostre slide. Quindi cosa facciamo? Andiamo a copiare, quindi CTRL V, esattamente la nostra presentazione presa pari pari da il chatbot, cioè da Bing. Qui potremo fare addirittura anche da un sito, mettere l'URL di un sito, e lui ci importerà ovviamente il contenuto testuale. Qui ovviamente possiamo andare a modificare, possiamo andare a editarla come più ci piace, ma la cosa bella è quando noi abbiamo creato direttamente il nostro video. Quindi convert to video, andiamo a vedere, andiamo a convertire questa parte in un video, quindi lui ci creerà delle slide sul quale andrà a posizionare questi nostri paragrafi. Ed eccoci qua, ci ha creato la nostra presentazione. Io ovviamente ho stoppato per non farvi attendere, ci ha messo veramente 2-3 minuti, 4 minuti al massimo, e ci ha creato le nostre, vedete, 10 diapositive con 10 slide con il nostro testo sopra. Ovviamente possiamo fare poi delle regolazioni, perché ovviamente è un po' grezzo così, possiamo fare veramente mille regolazioni del tipo, vedete, se noi clicchiamo su questa parte possiamo andare ad esempio a diminuire il carattere del font, possiamo andare a cambiare il colore del testo, possiamo andare a cambiare il font stesso e posso andare anche a evidenziarlo, ad esempio seleziono ad esempio questo colore, vedete che lui me l'ha evidenziato di questo colore. Ritorniamo, ecco, a questo. Ok, poi possiamo fare determinate anche modifiche. Vedete, se io clicco sull'immagine invece posso andare o a ritagliarla ad esempio, o ritagliarla o riposizionarla. Questo adesso, vabbè, era un video sotto, quindi io posso andare a fare uno zoom, posso andare a fare veramente, vedete, anche a posizionarlo, centrarlo, eccetera. Faccio apply, posso tagliarlo, posso renderlo più luminoso, posso fare veramente mille modifiche. Posso andare anche qui a cliccare su AI Suggested Media e lui mi ovviamente creerà delle
ipotesi di clip che io posso andare a prendere, posso andarla a mettere direttamente sopra e quindi vado a spostare questo e a metterci quell'altro, quindi veramente molto interessante. Poi posso andare ovviamente a fare le mie solite modifiche. Apply, ok, scendiamo alla seconda clip ad esempio, possiamo ad esempio, se io prendo questo testo, qui non posso andare a modificare la posizione, potrei in teoria andare a cambiarla, probabilmente perché questo tipo di slide non permette la modifica della posizione. Per ogni slide posso andare a fare ad esempio una preview. La slide che dura 6 secondi, posso fare uno swap design, posso andare a, ad esempio a cambiare la modalità della scena, magari mi piace più questa, prendo questa, vedete lui me l'ha swappato con questo, posso andare a fare. Ovviamente i colori. La cosa ottima è che posso andare anche a prendere una musica, quindi lui ha veramente tante tracce audio da cui scegliere, quella che piace a me è la Clear Sky. Vedete anche per mood, quindi si può scegliere anche per mood, ad esempio scelgo un Angry e lui mi farà vedere una serie di musiche con questo mood. Cioè, io a me piace il Clear Sky, quindi ho selezionato questo, che è quello che sentirete poi dopo nel video. Qui vedete a volte è un po' grezzo perché magari dovete fare degli shuffle colors, ecco, vedete, in maniera tale da cambiare il colore. E qui ad esempio potete, in questo caso quando la slide ve lo permette, potete fare anche un text position, quindi potete, vedete, cambiare anche il testo e metterlo un po' dove più vi piace. Quindi veramente avete tantissime modifiche da poter fare. Una cosa bella è che voi potete andare in questo menu e ad esempio caricare, vedete, anche dei media, quindi qui avete la libreria, qui avete le GIF, potete inserire anche una GIF animata, potete fare anche un upload. Io ad esempio ho uploadato questa immagine, che è quella che ho creato nel tutorial precedente. Se io la vado a prendere, ad esempio, vedete, lui me la mette direttamente qua, e posso andare anche a fargli fare un'animazione, quindi questa slide gli posso dire fammi un'animazione di zoom out. Infatti se faccio slide potete fare una sorta di animazione. Bene, una volta che voi avete quindi creato e avete sistemato la vostra presentazione, qui di fianco sulla sinistra avete ovviamente, potete lasciare un commento, qui vedete il numero della slide, a noi ne ha create 12, vedete, e avete ovviamente poi il duplica scena e avete un cancella, se volete ovviamente cancellare questa sera questa scena, questa slide, e avete anche l'add subscene, che è molto carino perché voi andando a cliccare vi crea una sotto slide come se fosse un piccolo corollario di questa, in cui potete andare a scrivere quello che volete, magari una precisazione di questa slide. Una volta che avete fatto, avete corretto, però ragazzi, veramente 5 minuti per creare questa presentazione. Il più che altro dopo è la sistemazione, magari se volete farla proprio esattamente come la volete voi, magari dovete sprecarci un pelo di tempo, però veramente veramente vi toglie la maggior parte del lavoro, quindi veramente incredibile. Potete fare, una volta che avete terminato, fare su publish, e cliccando su publish è una sorta di esportazione. Allora, lui intanto che esporta, Lumen 5 cosa fa? Vedete, lui intanto sta esportando, qui lo vedete, qui ci sono tutte le varie scene, durerà, vedete, 1 minuto e 22. Lui vi creerà un'ultima slide nella versione free, nella quale metterà un watermark, cioè una filigrana, nel quale vi dirà questo video è stato creato con Lumen 5. Ovviamente voi potete poi trasportarlo in un editing video esterno. Nella versione ovviamente a pagamento non ci sarà la filigrana e probabilmente vi darà anche un database maggiore di risorse. Quindi attendiamo che abbia esportato, vedete, poi dopo potremo andarlo a scaricare. Ed eccolo qui, abbiamo cliccato su download, lui ce l'ha, vedete, già scaricato. Proviamo a andarlo ad aprire direttamente nel visualizzatore di Windows. Thank you.
la filigrana finale. Di ogni video vi metterà questa, torniamo a Lumen 5, vi metterà questa filigrana, che poi ovviamente, come vi dicevo, voi potete poi trasportare il video in qualsiasi altro programma di video editing. Se clicchiamo su Lumen 5 e torniamo all'home page, vedete che abbiamo, come vi dicevo, nell'all videos, in tutti i video che abbiamo creato, tutti i progetti, ve li metterà qui direttamente in questa sezione nella quale avremo il nostro video, potremo andarlo a di nuovo scaricare, duplicare o cancellarlo. Bene ragazzi, io spero che questo altro nostro viaggio nell'intelligenza artificiale ci ha fatto conoscere un sito veramente, veramente incredibile, con il quale possiamo creare una presentazione professionale veramente, veramente togliendoci gran parte del lavoro, e quindi questo risulta essere una grandissima risorsa per chi ne riesce a fare ovviamente un buon utilizzo. Venitemi ragazzi a trovare sul mio profilo Instagram, vero _Ron_Academy, se vi è piaciuto il video. Mi raccomando, lasciate un like, lasciate un commento e, se volete, lasciate anche un super grazie. Daremo da mangiare all'algoritmo di YouTube. E noi, come al solito, ragazzi, ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao e grazie a tutti.